Terra di sfide importanti la Puglia, terra impegnata ad affrontare la transizione industriale ed energetica. Per il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, anche presidente della provincia ionica, la regione sta dimostrando una capacità di resilienza notevole di fronte a questa sfida. Beh, la nostra è terra di frontiera, terra di contaminazione, terra di pace. Abbiamo bisogno, peraltro, nel momento in cui i territori anche importanti per l'economia del paese come Taranto, Brindisi, mi viene da citare, stanno affrontando una transizione energetica, industriale molto significativa di stabilità sui mercati internazionali, di relazioni positive con gli altri paesi del Mediterraneo piuttosto che dell'area balcanica, è essenziale per tutti e per ogni considerazione della nostra vita di comunità che ci sia pace, che ci sia un dialogo con i popoli altri, insomma, e che si superi presto questa fase di grave contraddizione e contrapposizione internazionale. Non fa bene al mercato, non fa bene alle persone, non fa bene ai diritti umani. Spero che veramente dalla Puglia possa partire anche con l'esempio, insomma, di come le nostre comunità locali affrontano le loro difficoltà in questo percorso di transizione, ecco, di come si possono risolvere certe tensioni a livello internazionale. Guardando allo scenario internazionale e al futuro dell'ex Ilva, Melucci sottolinea la necessità di un acciaio verde di produzione italiana. Io penso che a proposito di contesto internazionale, ormai le politiche europee e lo stesso mercato richiedano acciaio verde, acciaio realizzato in una certa modalità. Chiaramente le trasformazioni tecnologiche comportano ricadute a volte negative sull'occupazione, sui territori, che vanno gestite dalle istituzioni. È il motivo per cui invochiamo un tavolo e un accordo di programma tra le parti che vincolino anche in chiave della gara che si sta predisponendo tutti gli attori in campo. Io resto fiducioso perché mi sembra l'unico scenario possibile e sostenibile, quello di un'Ilva più piccola, più moderna, più sicura, per un acciaio verde italiano che possa fare bene alla nostra bilancia commerciale e alla nostra industria. Tutto questo però va fatto in fretta perché ogni mese che passa gli impianti si deteriorano e si generano nuovi rischi.